Obiettivo salvare lavoratori e servizi della partecipata del Comune Teate Servizi. E proprio in Comune si è svolto un incontro a Chieti per fare il punto della situazione sul salvataggio della stessa e soprattutto dei lavoratori. L'incontro interno all'ufficio è servito a definire lo stato degli atti conseguenti alla delibera per il salvataggio della Teate Servizi che saranno prodotti dopo la seduta sul dissesto del Consiglio Comunale secondo la volontà espressa da Consiglio, Sindaco e Giunta. Si procederà, dicono dal Comune, in brevissimo tempo. È stata confermata la volontà di salvare i servizi ai lavoratori. Il liquidatore di Orio ha chiesto al Comune un nuovo contratto di servizio che leghi il Comune stesso alla partecipata. Senza questo nuovo contratto per salvare Teate Servizi, il concordato già portato in tribunale subirà una battuta d'arresto. I tempi sono stretti. Nel frattempo, però, chiariscono dall'amministrazione, è arrivato il dissesto che ha creato una battuta d'arresto del lavoro negli uffici. Si muovono anche i sindacati che chiedono che il Comune prepari subito il contratto richiesto. Nel frattempo il sindaco Ferrara rassicura i lavoratori. Una volontà di salvare i posti mai venuta meno, dice il primo cittadino. Ci troviamo di fronte a una situazione delicata e complessa, a scelte determinanti non solo per il futuro della partecipata, soprattutto per quello dell'ente di cui dobbiamo essere guida, perché la città possa tornare a un equilibrio che, come dimostra la delibera della Corte dei Conti, negli anni è mancato. Va comunque sottolineato, prosegue Ferrara, che i contratti li firmano i dirigenti e che la nostra volontà politica è sempre stata chiara. Se poi vi sono ostacoli di carattere normativo che impediscono la sottoscrizione del contratto di servizio nei tempi previsti dal concordato e che è antecedente alla decisione del dissesto, ciò, conclude, non è imputabile al sindaco e alla sua amministrazione.